abbiamo scoperto una pietra d'inciampo dedicata a Odoardo Focherini, beato, giusto e memoria, medaglia d'oro al merito civile, qui a Mirandola, perché qui è stata la sua ultima residenza libera. Quel sabato 11 marzo 1944 Odoardo si è svegliato, preparato, ha salutato la moglie, ha salutato i figli, poi è uscito da qui e si è recato a Carpi, dove è riuscito a salvare un ultimo ebreo, poi è stato arrestato. Ecco perché qui a Mirandola. Una cosa molto importante, diciamo, perché non so quante ce ne sono, oggi ho sentito che in provincia di Modena questa è la prima pietra d'inciampo e quindi un momento importantissimo di ricordo di questa straordinaria figura che era Odoardo Focherini. Fresco è un nipote di una delle persone salvate da Odoardo Focherini. E ci puoi raccontare cosa tuo nonno ti narrò di quel periodo? Lui appunto è mio bisnonno, è ebreo e anche se convertito al cristianesimo ovviamente era perseguitato. E con Odoardo appunto questa grande amicizia che poi coraggiosamente Odoardo, visto che anche mio bisnonno era giornalista, lo ha accolto nel giornale. Lui appunto lavorava per l'Avvenire d'Italia, Odoardo, e grazie a questo è riuscito ad arrivare a prendere i documenti falsi per aiutarlo insieme alla sua famiglia a emigrare in Svizzera. E quindi mio nonno era solo un bambino e probabilmente ovviamente non capiva molto all'epoca, ma dopo un po' non si poteva neanche non capire, nel senso anche lui appunto quando racconta si commuove, soffre, fa fatica. È stato capace di quello che ha fatto, cioè di dar la vita, perché era santo da sempre, fin dall'inizio, da quando era giovane, nel senso che nelle piccole cose, come viene testimoniato, il suo ottimismo, la sua speranza, la sua gioia, sempre allegro, sorridente, e paladino della buona stampa, dell'informazione, penso che parli molto anche oggi l'importanza del testimoniare la verità, e uomo di fede, perché lui ha puntato tutto su quello, sì, dell'Azione Cattolica, ma penso tante cose che ci dicono quanto ci può interpellare ancora oggi una persona come lui. E quindi Focherini è stato una persona normalissima che ha avuto solo una caratteristica particolare, che è stato coerente con i propri ideali, con la propria fede, e in una situazione così difficile come quella del dopo 38, cioè dopo le leggi razziali, lui ha preso parte, ha fatto una scelta dicendo, anche rischiando la vita, l'umanità va salvata, e quel poco di umanità, quel tanto di umanità che è riuscito a salvare ha dato sicuramente un valore eccezionale a chi si contrapponeva a idee come quelle nazifasciste di disumane e di perpetuazione di morte rispetto a tutta una serie di persone, dagli ebrei alle opposizioni, a tutti coloro che non la pensavano come loro. Lui è un punto di riferimento, credo, ideale per tante persone, ma prima di tutto per coloro che pensano che l'umanità debba essere quotidianamente salvata. Come mai avete decorato proprio un sasso? Secondo la tradizione ebraica il sasso rappresenta un simbolo e quindi ha un valore di amore fin quando la persona continua a vivere attraverso il ricordo. Raccontiamo la Shoah partendo dalle leggi razziali, cercando di declinarla quando possibile a livello locale, quindi in questo caso la figura di Odoardo Focherini, e tutte attività che ricadono nelle celebrazioni del 25 aprile. Quindi ad esempio raccontiamo la storia dei 20 mesi di lotta di liberazione qui a livello locale. Odoardo ha sacrificato e ha dato la sua vita con grande consapevolezza per il bene di altri fratelli, per cui in realtà è un ricordo difficile, doloroso, ma con speranza. E questo ci aiuta anche ad affrontare i tanti impegni che abbiamo in questi giorni, perché ancora oggi tante persone, associazioni, scuole, realtà ci chiedono di scoprire la figura di Odoardo, perché è una figura molto vicina, molto umana e molto attuale.